Buongiorno, oddio, inizio questo vlog con il fiatone. Ho fatto una corsa perché sta diluviando e l'ombrello era in macchina, quindi dovevo correre fino alla macchina. Allora, questo è il vlog di una mia giornata a caso, però è una giornata un po' particolare, diciamo, perché oggi farò diverse cose, quindi vi porto con me durante tutta la giornata e vedremo non solo quello che farò, ma anche quello che riuscirò a leggere in una giornata della mia settimana. Quindi niente, benvenuti in questo nuovo vlog. Bene, adesso che mi sono un attimo calmata, parto. Andiamo in ufficio, dove starò per le prossime 4 ore. Perché è finita la mia giornata lavorativa, io lavoro part time, quindi lavoro solo la mattina, non ho ripreso proprio tutto quello che faccio perché mi vergognavo a riprendermi davanti ai colleghi. Comunque è il momento di tornare a casa, adesso pranzerò da sola perché la mia bimba oggi è ha il rientro a scuola, insomma il tempo pieno a scuola. Katia non rimane a scuola tutti i pomeriggi, solo il martedì perché è il giorno obbligatorio, poi i genitori potevano scegliere quanti pomeriggi lasciare i propri figli a scuola e io ho scelto di averla sempre a casa il pomeriggio perché così ho tempo di aiutarla con i compiti, ho tempo di giocare con lei, di stare con lei, di condividere insomma il tempo insieme e quindi niente, il martedì è l'unico giorno in cui ho qualche ora libera dopo pranzo per me quindi pranzo da sola e però oggi faccio qualcosa di diverso perché dovrò fare una lezione di yoga, sostituisco un insegnante che non c'è e quindi invece di stare a casa come farei di solito aspettando l'orario di uscita di Katia da scuola, oggi andrò in palestra per una lezione supplementare di yoga. Dico supplementare perché ne ho un'altra anche stasera, quindi sarà una giornata bella movimentata. Eccomi qua, sono arrivata a casa, adesso ho parcheggiato e sto andando verso casa e volevo fare una riflessione, cioè il tempo è sempre terribile in questi giorni. Molto molto altalenante, maggio veramente super piovoso, però la natura risplende, cioè proprio tutta quest'acqua l'ha proprio nutrita tanto, quindi le piante sono proprio super verdi, l'erba super verde, sembra di essere in Irlanda e quindi da una parte sono contenta perché spero si faccia scorta d'acqua per quest'estate, visto che l'estate scorsa non pioveva mai. E quindi ci sta, ecco, da una parte sono anche contenta, ho voglia di belle giornate, ho voglia di sole, però ci sta, visto che l'estate adesso purtroppo le nostre estati sono sempre più torride. Non mi giudicate, di solito mi cucino qualcosa di decente, non è sempre così, però oggi mi mangio questo pezzettino di pizza perché cerco di rimanere leggera, ma comunque di non mangiare troppo, visto che alle 2:15 ho lezione di yoga e manca un'ora. E poi era avanzata ieri questo pezzetto, insomma, per non buttarlo via me lo mangio oggi. E poi mangerò anche l'ultima fettina di torta salata che era stata preparata per il compleanno della mia mamma e che mi sono portata a casa. Thank you.
preparato la borsa per la lezione aggiuntiva di yoga che ho oggi ed è una borsa bellissima che mi hanno regalato le mie sorelle diversi anni fa ormai per il compleanno, piena di tasche, perfetta per portare tutto l'occorrente, la mia lezione, borraccia, cambio d'abito, insomma, cambio di vestiti e ovviamente anche con il cinturino, insomma, per tenere il tappetino che porto con me anche il libro che sto leggendo adesso. L'analfabeta che sapeva contare. Sono arrivata a pagina 190 e lo porto con me perché dopo la lezione di yoga non ritornerò a casa, visto che dopo meno di un'ora Katia uscirà da scuola, quindi nell'attesa rimango nel parcheggio vicino a scuola e leggerò un po' di questo, andrò avanti anche perché è una lettura veramente molto carina. Allora, la lezione è finita, però io non potevo riprendere perché uso il telefono per mettere la musica. Quindi, tant'è, finita la lezione, vado un po' in macchina, aspetto che esca la Katia. Comunque, due parole per spiegarvi un attimo la situazione. Allora, io insegno yoga due volte a settimana nella scuola dove sono stata oggi e un'altra volta in un'altra scuola. Oggi l'insegnante di Pilates era assente e quindi mi ha chiesto di sostituirla. E quindi ho fatto questa lezione in più che ha occupato il tempo durante il quale la Katia era a scuola. Di solito come dedico, come gestisco le mie ore di libertà, tra virgolette, del martedì pomeriggio prima delle 4:10 quando poi la Katia esce, di solito è il momento in cui giro il video per la settimana, oppure mi dedico a tutte quelle cose che riguardano magari il mio libro, la scrittura, non lo so, tutto quello che comunque riguarda le mie passioni che durante la settimana non riesco a portare a termine. Difficilmente dedico il martedì pomeriggio, anche se mi piacerebbe, ad esempio alla televisione o comunque al relax totale. Quindi sono ore preziose che però oggi ho dedicato con piacere alla fine a questa lezione di yoga perché da una parte mi piace insegnare yoga e poi dall'altra un'ora in più di lavoro fa sempre comodo alla fine del mese. Quindi gli orari però sono un po' incastrati perché adesso manca 20 minuti alle 4, quindi tra esattamente mezz'ora la Katia uscirà di casa, quindi non aveva senso adesso tornare a casa e ripartire 10 minuti dopo praticamente. Per venire a prenderla. E quindi vi faccio vedere, ho il mio libro con me come avevo detto e adesso leggerò una mezz'oretta poco meno prima di, insomma, di andare da lei. È bellissima la copertina con questo faccione terribile, bruttissimo da riprendere, faremo così, però insomma in realtà la copertina è carina. Pizzico gigante a scuola. Cosa? Pizzico gigante. Un pizzico gigante? Sì, a scuola. Com'è andata a scuola? Bene. Ciao Anna. Librettino che vorrei finire di leggere è quello, insomma, dedicato ai tarocchi celtici. Cioè praticamente io ho comprato questo libretto insieme chiaramente alle carte che sono contenute qui dentro e
molto bello oltretutto, e chiaramente c'è tutta la spiegazione su come usare i tarocchi, il significato delle varie carte, eccetera. Ho letto fino a un certo punto, poi mi sono fermata e non trovo mai questo del tempo da dedicare a questo, e lo vorrei finire. Vi faccio vedere anche le carte come sono, perché sono bellissime. Ora ve ne faccio vedere alcune. Sono meravigliose. Chiaramente tutte molto a tema natura. Addirittura i tarocchi minori. Ecco, ora che bella anche questa. Queste sono veramente suggestive. Addirittura i tarocchi minori sono proprio tutti di piante. Vediamo se magari le metto dritte. Ecco qua. Tantissimi tipi di piante. Sono belle, sono molto molto belle, guardate, sono speciali. E quindi vorrei, insomma, imparare ad usarle, imparare a capire i significati, però vabbè, la voglia di fare le cose ce n'è tanta, tempo poco e niente, purtroppo. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo vlog. Scusate i capelli, ma ho appena fatto la doccia, oltretutto sono ancora umidi, devo finire di asciugarli. In ogni caso, questo è stato un martedì abbastanza caotico, perché ho avuto due lezioni di yoga, poi Katia ha il rientro ed è anche giorno di danza, infatti poveretta, la sera del martedì è sempre stanchissima perché ha anche lezioni di danza, ma ormai manca poco al saggio, quindi non può saltare le lezioni. E poi appunto ho avuto delle lezioni di yoga, cosa che non è di tutti i martedì, però tendenzialmente il martedì è una giornata molto movimentata. Infatti ho già portato io Katia a danza e adesso il maritino è andato a prenderla. Ci scambiamo in fretta, io riparto per yoga. Vabbè, lasciamo perdere. Per fortuna è solo il martedì, gli altri giorni sono un po' più tranquilli. Stasera il maritino preparerà la cena, come fa sempre quando ho yoga tardi. E poi niente, guarderemo un po' di TV e poi andremo a letto presto. Concludo il vlog qui semplicemente perché non so se avrò tempo dopo di parlare ancora, di raccontarvi ancora, però magari vi lascio qualche clip di quello che accadrà da ora in poi. Se riesco riprenderò qualcosa yoga, forse. Se no, insomma, vediamo un po' cosa riesco a registrare. Stasera, come tutte le sere, io e il maritino leggiamo sempre prima di addormentarci, e quindi credo che sicuramente andrò avanti con la lettura di questo libro, e quindi mi addormenterò col sorriso, perché questo libro mi fa sorridere, è anche molto molto divertente. Allora, grazie per essere stati con me e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ne volete altri, magari questi vlog un po' random in altri giorni della settimana, per farvi vedere un po' che cosa faccio io nelle mie giornate e come riesco a incastrare, quando ci riesco, perché non è facile per nessuno, le mie passioni a tutti gli impegni e i doveri che una famiglia e un lavoro richiedono, insomma. E ovviamente spero di registrare anche dei video dove ci sia bel tempo, in modo da farvi vedere anche tutto lo spazio fuori e tutti i lavori che facciamo all'aperto. Bene, allora io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro video. Ciao!